No, non sto sudando, è che ho appena lavato i capelli e ho anche il ventilatore acceso, quindi penso che mi prenderà tipo una polmonite. Ciao a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Sì, lo so, sono assente, però non sto riuscendo a fare video, perdonatemi, però è così. Oggi vi volevo far vedere quello che ho comprato all'IKEA. Sono andata a Bari per la fiera del Levante, c'era uno stand completamente per la resina, quindi potete immaginare quello che volevo comprare. Però diciamo che i prezzi non erano proprio convenienti, quindi ho preso quello che sono riuscita a prendere. Allora, ho preso questi fiori secchi che vanno appunto nella resina e li ho presi blu e li ho presi rossi, perché appunto adesso sta arrivando Natale e quindi farò qualcosa, penso e spero, per Natale, sempre se ne ho tempo. Ok, e questi li ho pagati 1,50€ l'uno. E poi, siccome tutto il resto era caro abbastanza, ho preso solamente la matita, quella che serve per prendere gli strass, perché appunto costava 1€, quindi. Ed è questa appunto quella che si tempera e poi prendi gli strass e li sposti da una parte all'altra, perché io con le mie manone non riesco mai, specialmente con le unghie col gel, a prendere gli strass e mi cadono dovunque. Passiamo alle cose che ho preso dall'IKEA in ordine sparso, perché quindi prendo dalla busta, con questa qui che è una teglia per il forno e si chiama vabbè, l'IKEA ha sempre nomi particolari, ed è 24,5 x 24,5, è di vetro, è appunto per il forno, per due persone va benissimo, perché tanto siamo solamente io e mio marito, e questa l'ho pagata 2,90€ credo. Poi ho preso due di questi qui, che li volevo prendere da tempo, già da AliExpress, però poi li ho visti lì all'IKEA e ho detto prendiamoli, e servono, se magari metto a fuoco vi mostro, ecco, a metterli praticamente tra una padella e l'altra, in modo da non far graffiare le padelle, specialmente per quelle antiaderenti. Una di 28 cm e l'altra di 32, e praticamente queste stavano, me lo ricordo, 90 centesimi l'una, e mia mamma mi ha regalato il copripiumino e anche il piumino. Allora, il copripiumino è questo qui, ed è appunto quello lì che utilizzano loro, perché appunto loro utilizzano non come noi i piumoni, ma lì i paesi europei utilizzano il piumino e poi il copripiumino, quindi hanno sempre il piumino bianco normale e poi cambiano i copripiumini. Noi invece utilizziamo un piumino solo, già fatto così, già imbottito, che mia madre chiama piumone, non lo so come lo chiamate voi, per l'inverno. Però ho deciso di optare anche io per questi copripiumini, a parte perché sono sottilissimi, non sono come quelli grandi che magari avevano a casa le nonne, e soprattutto perché si ha la possibilità di cambiare poi i colori dei copripiumini, non spendendo un patrimonio come invece se dovessi cambiare tutto il piumone. Siccome il piumone tipo costa da 100 euro in su, specialmente se magari si prende una marca, diciamo, importante, così invece con 30 euro me ne esco praticamente. Ovviamente non è che li cambio ogni anno, magari tra un po' di tempo poi li cambierò. Ovviamente di che colore lo potevo prendere? Turchese. Insieme al copripiumino ho preso il piumino vero e proprio, che si chiama Onsbar. Vabbè, è questo qui, e appunto c'è l'etichetta qui che è caldo, perché c'era caldo, molto caldo e fresco, e a me bastava caldo, anche perché credo che questa casa sia abbastanza calda, e soprattutto perché se è caldo, come magari mi sono trovata a provarlo in alcuni B&B che sono stata, è veramente caldo, quindi eviterei. E questo è quello matrimoniale, 2,40 x 2,20, e questo l'ho pagato, anzi l'ha pagato mia mamma, grazie mamma, 49,50, una cosa del genere. Già che siamo in fase di piumini, copripiumini eccetera, ho preso questo. Che cos'è? Non è un missile, ma è un cuscino slam, e questo è 50 x 80. Perché ho preso due cuscini? Ce ne ho preso questo e un altro, perché a parte stavano 1,95€, grazie IKEA, perché volevo praticamente riempire la cuccia di Mia, del mio cagnolino,
perché se non c'è un pochino appiattita. Ho preso sempre quella dell'IKEA, quella grigia, per, da quando ne ho messo le parti animali, e mi sono trovata benissimo. La pagai 25 euro, a parte che ogni tanto che la prende e la sbatte tipo così, per il resto ancora integra. E quindi, siccome si è appiattito il cuscino lì dentro, ho detto mi prendo due cuscini e li metto dentro, in modo che diventa più voluminosa e anche più comoda per la piccolina. Niente, ci ho provato stanotte e lei si è stesa di fianco e io ho detto forse le sta dando fastidio la cuccia nuova. Gli ho tolto il cuscino che avevo messo e lei si è rimessa a dormire sulla cuccia. Quindi questi cuscini, che erano nati per la cuccia, adesso penso che andranno sul letto, perché voglio fare un letto con i cuscini. E quindi va bene lo stesso. Se avessi saputo avrei preso anche le federe, ma va bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. E ho praticamente ho svaligiato il reparto cucina. Sono andata all'IKEA solamente per un mobiletto, anzi carrello sbarra isola per la cucina, perché siccome la mia cucina è grande, però la cucina in sé per sé è piccolina, nel senso che i piani di lavoro sono scarsi, allora avevo bisogno di qualcosa da mettere in mezzo per poggiarmi per quando cucino, perché appunto non so dove girarmi. E ho visto vari carrelli e volevo, a parte che i carrelli costavano un botto e quindi non era possibile, e quindi gira, cercando varie soluzioni. Avevo visto anche su Pinterest di usare un Kallax, la libreria, e di farla a mo' di isola con sopra i taglieri sempre dell'IKEA. Però l'idea non mi è piaciuta, a parte perché la Kallax magari non era molto stabile per essere un carrello da cucina, in più le ruote erano un pochino scemine perché andavano da una parte e dall'altra, in più dovevo fare troppi lavori praticamente per sistemarla. Quindi poi siamo arrivati al reparto cucina e abbiamo visto un piccolo carrellino, che vi metto la foto perché non l'ho ancora montato, sta lì che sta aspettando solo me per essere montato, ed è di faggio. L'unica cosa è stato quello che è di color faggio, quindi legno naturale. Io invece avrei voluto il bianco perché la mia cucina è bianca, però magari al massimo se non invece lo tingo. E poi siccome è piccolino, perché 58 per 50, quindi è quasi un quadrato, penso che sopra ci metterò una base di legno che magari andrò a prendere dall'abrico, vediamo un pochino. Così lo faccio sia più grande e sia soprattutto più alto. Andiamo avanti. Allora, reparto cucina. Ho preso la grattugia. Questa sta 4,90 euro. Ed è, appunto, non ce l'avevo e quindi mi serviva. Poi ho preso questo che stava in offerta. 1,62 euro, credo. 1,90 euro, una cosa del genere. Ed è un portatovaglioli che io prontamente devo utilizzare, perché sempre grazie a internet vedo queste idee, come porta documenti, porta lettere, porta bollette, perché ce l'ho sempre in giro sparsa per casa e io odio avere le cose sparse per casa. Questo 3 euro qualcosa, che si chiama IT, molto semplicemente, ok, e sono dei poggiapentola di sughero. Poi i ganci per l'asta che ho di metallo dove appendo tutti quanti i mestoli. L'IKEA Family erano in offerta le mie dorate vaschettine che utilizzo praticamente dovunque, degli scaffali della cucina, ed è questo qua che è più piccolino e stava in offerta 2,60 euro, e quello grande poi ve lo mostro dopo perché adesso è pieno di cose. Sempre un must have, wow come sono inglese, della cucina sono i miei adorati barriera, due piccoli e uno grande, perché come questi non devono mai mancare da una cucina perché io li adoro. Poi la sbarra, non so come chiamarla, è quella che si mette appunto per agganciare i mestoli alla cucina. Ho preso anche questa, che in realtà è stata un pochino un acquisto, diciamo, non calcolato, perché stava 8 euro e va bene. però lo devo prendere per forza perché mi serviva. Questa è una specie di mensolina che va attaccata così, per capirci, ecco, sì. E appunto sopra ci puoi mettere tutte quante le cose che ti servono. Ti dovrei mettere tipo barattolino del sale, tutte quante le cose che mi stanno cercando di lavoro e che mi danno fastidio perché mi prendono spazio. Poi ho preso questi qui e ne ho presi due, non mi ricordo quanto stanno,
per appunto mettere i piatti che mi hanno regalato nella cristalliera, perché ce l'ho tipo impilati uno sull'altro e non si vedono perché sono veramente belli, perché sono quadrati e solo se li metto dritti, così in verticale, si riescono a vedere, altrimenti non si vedono. E poi questo qui, che appunto vi avevo detto che era quello più grande, che dei due, che stava sempre in offerta con IKEA Family. E quindi ho finito. Fatemi sapere giù nei commenti, perché vi leggo sempre, qual è stata la cosa che vi è piaciuta di più che ho acquistato. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere le notifiche e lasciatemi un mi piace, così mi fate capire che il video vi è piaciuto. Se avete dei consigli, delle richieste particolari, fatemelo sapere. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!